Mercoledì 4 luglio, quarto giorno dopo il disastro che ha colpito l'Alta Valle Maggia, la Lavizzara e Cevio stanno cercando di reagire. Siamo a Prato Sornico, dove si tenta di tornare a un minimo di normalità. Sì, siamo a Sornico, dove stiamo cercando di ripulire la pista dai detriti, quello che rimane della pista. Che i pompieri ci tirano sotto da mancare Samo. Stiamo cercando di fare ordine per capire da che parte cominciare e se del caso a fare che cosa. Quindi andiamo avanti con fiducia e speranza, e siamo una regione di montagna, sia noi che la Valle Bavona e Cevio, e non molliamo di certo, si va avanti e si tira dritto. Ecco, si vede comunque la gente che ha tanta voglia di fare, tanta voglia di ripartire. Wanda Dadò. Sì, abbiamo veramente tanta solidarietà dai nostri pompieri che non mollano, dalla nostra popolazione che si stanno aiutando a vicenda. Dall'esterno ci arrivano un'infinità di messaggi di sostegno. Noi ci andiamo a fare tutto quello che possiamo per organizzare. Per noi come Cevio è impossibile adesso pensare alla Valle Bavona, perché è attualmente inaccessibile, ci vorranno delle valutazioni per poter accedere. L'importante è adesso riuscire a trovare ancora i dispersi, e per il resto sarà importante in questi giorni accelerare la costruzione del ponte, perché sarà Visletto, ecco. Di Visletto, che sarà il punto di unione e soprattutto anche per la popolazione di Lavizzara, che ha la necessità anche di, quando appena si libererà potranno avere accesso, ma ci vorrà ancora tempo. Per il momento almeno il ponte pedonale, che sia praticabile dai mezzi di soccorso. Siamo vicini alla nostra popolazione, ci sono tante persone che hanno perso la casa, chi ha perso i familiari e chi ha perso le loro attività, chi è toccato anche nelle loro attività che non si potranno svolgere per tanto tempo, e niente, adesso primario è riuscire ad avere l'acqua e l'acqua potabile, ma dobbiamo renderci conto che la Lavizzara ha ancora posti che non hanno ancora l'acqua. Ecco, lo ricordiamo, da qua in su c'è tutta un'altra realtà, ed è una realtà in difficoltà. Sì, Piano di Pece. È una realtà, Piano di Pece, veramente, siamo veramente in difficoltà, perché se qui c'è stato un disastro che mi permetto di dire forse limitato, purtroppo alla pista di ghiaccio e al reale scodato che è sceso invadendo parte del nucleo di Prato, la valle di Pece, abbiamo veramente una valle completamente devastata. C'è chi ha perso tutto, famiglie che non hanno più la casa, che se ne sono andati purtroppo perché non avevano più un posto in cui entrare, aziende agricole colpite che han perso tutto, cioè dovrebbero fare il fieno, oltre a non avere i terreni per fare il fieno non avrebbero neanche più il posto per mettere questo fieno e per soprattutto dove mettere gli animali. Ricordiamo che ci sono ancora dei dispersi, e il bilancio potrebbe anche aggravarsi. Abbiamo visto comunque nelle ultime ore ci sono state nuove notifiche da questo punto di vista. Anche questo colpisce molto, no? Per una situazione in cui si è stati tagliati fuori dal mondo anche a livello di telecomunicazioni. Sì, questo colpisce molto, perché come si dice spesso, ai danni materiali in un qualche modo riusciremo forse a rimediare, alle vite umane purtroppo non rimedieremo più niente. Qui veramente un messaggio di solidarietà e di grande vicinanza da parte, penso mi posso esprimere da parte dei due comuni, alle famiglie coinvolte, alle famiglie toccate, a coloro che hanno purtroppo ancora dei propri cari che sono ancora dispersi. Ecco, oggi i due sindaci hanno lanciato una raccolta fondi congiunta. Ticino Online 20 minuti al vostro fianco vi sostiene. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti. Grazie mille, grazie a voi.